grazie per essere intervenuti. Siamo qui con Pietro Piller e ovviamente Silvio Fammer per sentire cosa Pietro ha da comunicare. Thank you to everybody. Here you are, Pietro Piller Cotter and Silvio Fammer. Let's hear what Pietro has to tell you. Pietro, italiano o inglese? Mi fai una domanda o sì, vado a rotare? Una domanda. Allora, una stagione complicata, sicuramente. Sicuramente, conoscendoti un pochino, un grande cuore, come si dice, agonistico, però arriviamo a questo mondiale di FIM, tu non ci sei riuscito ad arrivare. L'anno prossimo c'è l'Olimpiade di Sochi e a questo punto la tua prospettiva qual è? Ma innanzitutto vi saluto tutti quanti. Ovviamente la mia ambizione sarebbe stato. Non si sente? Saluto tutti, ok? Ovviamente la mia ambizione sarebbe stata quella di essere qui in Val di Fiemme a questo mondiale per potervi partecipare da attore protagonista e non da spettatore. Il programma che avevo, il percorso di avvicinamento, purtroppo non si è materializzato, soprattutto nel mese di dicembre, dove volevo veramente andare forte per avere la possibilità di conquistarmi questo posto. So di essere stato molto fortunato nella mia vita, perché tante volte le cose potevano non essere favorevoli, poi dopo la fortuna ha girato per il verso giusto e le gare, le medaglie, le soddisfazioni sono venute. Sembra che negli ultimi due stagioni la fortuna mi abbia girato un po' le spalle, però questo non ha mai intaccato il mio impegno agonistico, il mio impegno sportivo e per quanto riguarda l'allenamento. Ho sempre fatto tutto come quando vincevo e di questo sono estremamente soddisfatto. Però ho deciso di fare la marcia lunga. Per la prima volta nella mia vita avevo deciso di fare la marcia lunga. Arrivato a questo punto della mia carriera non volevo farmi mancare la più grande delle manifestazioni italiane. Ahimè, sono caduto. Da lì in poi, e oggi è passato un mese esatto, molte cose sono cambiate dentro di me. Mi sono guardato in faccia e ho capito che era ora di fare basta con l'agonismo. Ed è per questo motivo che ho chiesto e ho ottenuto di poter avere questa conferenza stampa per poterlo comunicare a tutti quanti, soprattutto perché non volevo che fosse un'uscita, permettetemelo, in secondo piano, qualcosa di bello, qualcosa di buono nella mia vita agonistica l'ho fatto e quindi con un pizzico di presunzione mi sentivo degno di avere un'uscita decente. Quindi fondamentalmente questo, a parte che l'avevate capito tutti ancora prima di venire qui, è il mio addio alle competizioni. Grazie. Yeah. Basically, is that I ask to all of you to be here this afternoon because I wanted to say that I will retire from competition. Many things happened in last 2 years where my results were not so good as the previous years. And most of everything, because of that decision I took, happened exactly 1 month ago when I crashed on Marcia Longa, my first ever Marcia Longa, which I have not finished. And I'm still injured, and my knee is half 50% of his duty. And in these months I had a lot of time to watch inside myself and
After long watching, I decided to retire. Io credo che, come Pietro ha detto giustamente, lui non meritasse solo una conferenza stampa, per quanto nutrita ed affollata come questa qua, ma credo che meriti un grandissimo applauso, perché questo è uno dei più grandi campioni della storia. Grazie. Credo che sia il minimo indispensabile, vi ringrazio. Silvio, è un momento importante, intanto che lui si riprende un attimo, che sarà sicuramente emozionato. Hai qualche parola da dire per questo campione che lascia l'agonismo, ma sicuramente rimane un valore del fondo italiano. Just asking for some word to Silvio Fauner on Pietro. Ma sicuramente quando un atleta smette la propria carriera è sempre difficile, è sempre una scelta impegnativa, una scelta non bella da fare, però questo momento arriva per tutti, è arrivato per me, è arrivato per altri grandissimi atleti che vedo qua all'interno di questa sala. È arrivato anche per Pietro, ha deciso di farlo purtroppo dopo questo infortunio. Lui in questa stagione ci sperava, voleva essere presente in questo campionato del mondo, avrebbe sicuramente voluto essere presente anche alle Olimpiadi di Sochi, però il prossimo anno. Però per questo motivo, per il motivo che ha detto lui prima, questo purtroppo non è avvenuto. Che dire, la carriera di Pietro si commenta da solo, si commenta da sola, è uno dei più grandi atleti che il panorama del fondo mondiale abbia mai avuto, ha vinto Mondiali, Olimpiadi, Coppe del Mondo, quindi forse quello che gli mancava era la marcia lunga. Allora faccio un brevissimo riassunto, poi lo trovate tutto sul sito della Fisi, faccio un veloce riassunto di quello che ha vinto Pietro Piller in carriera, così magari vi viene qualche video. Allora, 36 podi fra individuale e staffetta, sto parlando di Coppa del Mondo. 8 vittorie, 6 individuali in questa staffetta. La prima vittoria, ve la ricorderete, memorabile, a Oslo, a Mancola, nel 97, quando stupì il mondo. E, una curiosità, anche il suo ultimo podio individuale fu a Oslo nel 2010, sempre nella 50. 3 medaglie mondiali, Sapporo 2007 nella Pursuit, bronzo, Oberstdorf 2005 nella 15, Skating, l'oro, campione del mondo, e a Trondheim 97, terzo con gli altri nella staffetta. 4 medaglie olimpiche, l'oro meraviglioso di Torino 2006 che ci fece saltare tutti quanti, e poi un bronzo nella Pursuit, sempre a Torino 2006, secondo in staffetta nel 2002, sul Lake, e secondo nella 15, Skating nel 2010 a Mancuso. E la Coppa del Mondo Distance del 2009, tanto per dire. Pietro, allora, hai sentito che calore c'è intorno a te. In questo momento, al di là dell'emozione che sicuramente c'è, probabilmente rivedi tutta la tua carriera in pochi minuti. Emotivamente, come uomo, cosa ti senti di dire? Ma fondamentalmente avrei tantissime cose da dire. Sono sicuramente emozionato, però nell'ultimo periodo non vedevo l'ora di dirlo.
perché era un peso. Sono contento perché qui, oltre a tanti, a tantissimi di voi, ci sono anche quattro miei vecchi compagni di avventura, primo fra tutto Silvio. Avrei scommesso che non avrei pianto. Poi c'è Bubu, ovviamente, Gabriella, Marianna, ovviamente li ringrazio. Ho chiesto loro di poter esserci perché sì, la mia famiglia non c'è, ma loro ovviamente hanno fatto parte della mia famiglia per tanto tempo. Ovviamente i carabinieri sono qua con me, ringrazierò sempre, mi hanno sempre accompagnato e supportato. Ovviamente non faccio un elenco, ci sarebbero tantissime cose da dire, piuttosto preferisco che siate voi a chiedermi qualcosa, sono contentissimo di poterlo fare. No, io volevo aggiungere una cosa, che queste parole che ha detto Pietro sanno tanto di addio per sempre, ma ha chiuso una bellissima carriera, quindi come detto prima dispiace sicuramente, però ha chiuso una carriera bellissima in un modo altrettanto bello, e si aprirà un'altra carriera magari da tecnico o da qualcos'altro, quindi è logico che ci si possa sentire dispiaciuti, ma non per questo bisogna crollare così. Siamo tutti quanti dispiaciuti, però la vita va avanti, non quella d'atleta, ma magari quella da tecnico, che penso possa essere altrettanto bella e ricca di soddisfazione. No, hai ragione. Dopo ricordo di fare anche la traduzione in inglese della prossima. Tu hai intenzione di proseguire come tecnico? A questo punto la domanda è la facile. Ma io ho intrapreso la mia... oltre che carriera agonistica, ho fatto un certo tipo di percorso passando dal corso maestri al corso allenatori. In questo momento, se riesco a rimettermi col ginocchio, sto terminando il corso per diventare istruttore. Quindi io mi metto a disposizione della federazione se si pensa che io possa essere un valido aiuto, un supporto per gli atleti o le atlete che sia. Indistintamente, ovviamente sono qui a disposizione, sicuramente. I thank everyone to be here, especially for friends that with I stayed a lot of time during the competition, that means Silvio, Gabriella, Fulvio and Marianna. And yeah, I was sure I wouldn't be so, I don't know, maybe pathetic. I had thought about this press conference many times, and I was quite sure I wouldn't cry, but sometimes emotion get bigger and bigger. And okay. Max asked me about the future, and I'm ready to start a new life, and if my federation would ask me to be part of the technical team, I would of course answer yes. Poi se qualcuno di voi ha bisogno magari di sentire una parola del presidente che è in arrivo, però ancora non è arrivato, ci spostiamo e facciamo una telefonata, siamo già d'accordo. Purtroppo non riesce ad arrivare in tempo per questa conferenza, ma in serata sarà qui, quindi se qualcuno ne ha bisogno poi può chiedere tranquillamente. Dunque, Pietro, so che sei un attimo rilassato, solo ancora un paio di domande e poi lasciamo le domande ai colleghi. È banale, ma si fa in questo caso, il momento più alto, il momento più bello, il momento più brutto della tua lunghissima carriera? Ma sì, di momenti belli ce ne sono stati tanti. Dopo è una lezione che ho imparato
negli anni, che ovviamente dalle sconfitte c'è sempre qualcosa da imparare, invece le vittorie ti danno le emozioni, e quindi per mia fortuna di vittorie ce ne sono state, però ho delle grandissime emozioni anche del Mondiale della Val di Fiemme del 2003, dove stavo andando veramente bene. Poi la medaglia non è andata, ma percepivo negli occhi della gente l'emozione nel vedermi là davanti. Quindi non è che bisogna per forza aver vinto una gara o una medaglia mondiale olimpiadi per nutrire delle emozioni. È ovvio che non si può nascondere che l'oro di Torino e soprattutto la premiazione fatta in Piazza Castello possa essere il momento più il top per un atleta, soprattutto perché in Italia. Di insoddisfazioni ce ne sono state sicuramente tante, anche lì legate, non so, alla caduta di Nagano, piuttosto che al congelamento di Lati nel 2001. Queste sono le prime che mi vengono in mente sicuramente. Nel ricordare la tua storia, cosa pensi di lasciare ai ragazzi? Ah, scusami, fai il tuo parlamento. Best moment in my career was sure prize giving ceremony in Torino, in Piazza Castello, for the gold of the relay 2006. And but of course also many others appointment or races where even if I was not the podium, I had a lot of fun watching my supporters. Lowest point maybe. At least two, when I felt into the nets at the 50K in Nagano 98 once, and one more time in a 50K in Lahti 2001 when I get frozen. Okay, ti stavo chiedendo cosa pensi di lasciare come eredità, non solo agonistica, ma proprio anche come atleta. Ma io mi auguro che abbiano imparato da me, a prescindere dal fatto che io abbia deciso di smettere. Io, se sono stati furbi, come lo sono stato io, penso di essere stato furbo abbastanza da copiare o da rubare da quelli che venivano prima di me, che erano più grandi di me, spero che in questi anni l'abbiano già fatto. Se io smetto adesso dovrebbe cambiare poco. Fondamentalmente sì, negli ultimi due anni ci sono stato poco, e quindi probabilmente si sono già abituati alla mia assenza. It's about what I will leave for a new generation. I hope that they started with learning from me before. Not just now that I will not be there anymore. Domande da parte dei colleghi, questions. Ecco bene, aspetta. Hai scelto il giorno giusto, non solo perché è una mezza dell'arma, ma anche un giorno in cui una volta dicevamo a gare come questa, tu hai vinto, è un giorno molto triste secondo me dal punto di vista dell'Italia. Vista queste difficoltà, se te lo chiedessi, lo faresti il CT della nazionale? Oppure che consiglio di daresti adesso a Silvio, visto che la situazione non è bellissima? Lui ha scelto il momento giusto per questo. Per andarsene, Silvio. Non la torna, eh? Ma a parte che il CT della nazionale è lui, e quindi proprio perché è un grande amico, io personalmente non mi vederei a volergli fare assolutamente le scarpe. Se ci fosse la possibilità di poter lavorare con lui, questo molto volentieri. Oggi la 15, che è stata la nostra 15, l'abbiamo detto anche oggi in trasmissione, non ci ha regalato le emozioni del passato. La 15 era la gara degli italiani, purtroppo oggi non c'è stato il risultato che tutti ci aspettavamo. Non è che io ho scelto questo giorno in funzione di questo, sia ben chiaro.
bisognerà imparare dai propri errori come hanno fatto, come abbiamo fatto noi in passato. Ancora domande? Greg? Prima una domanda tecnica e poi una domanda umana. La domanda tecnica è: confronta la squadra italiana del 2003 con la squadra italiana di oggi, anche sulla qualità delle prestazioni. La domanda umana è questa: che cosa ti ha dato sul piano umano? Ma allora forse, se fino adesso non sono state conquistate medaglie, in quell'infausto 2003, quando non sono state conquistate medaglie, siamo andati peggio noi, quella volta. Perché noi venivamo da una stagione di podi a ripetizione. Noi siamo saliti sul podio in staffetta, in 4 o 5 staffette durante tutto l'arco dell'anno, prima e dopo i mondiali. Ti parlo degli uomini, al mondiale non ci abbiamo portato a casa niente, quindi fondamentalmente io, ovvio, il mondiale non è ancora finito, mi auguro che i miei colleghi o ex colleghi possano conquistare delle medaglie, però per assurdo all'epoca eravamo andati peggio noi. E quindi cosa mi ha dato, cosa mi ha insegnato lo sci di fondo? Non abbiamo tempo abbastanza per dirti tutto quello che mi ha insegnato, oltre a vivere, stare in giro, vivere, saper vivere nell'ambiente, un ambiente incontaminato, un ambiente bellissimo, con tanta gente, conosci tanti italiani, tanti stranieri, lo spirito di sacrificio. Io l'ho sempre detto, quando vado alle conferenze con i bambini dico sempre: lo sport è una scuola di vita, e quindi se voi fate lo sport, ma lo dico perché lo penso, con impegno, non è detto che diventerete per forza dei campioni, però vi lascerà sicuramente qualcosa per la vita di tutti i giorni. Quindi per questo che io non mi sento particolarmente preoccupato per quello che sarà il mio, quando diventerò, cosa farò da grande, perché ci saranno sicuramente delle difficoltà, però lo sport mi ha insegnato a superarle, quindi si va avanti. Altre domande, Diego? Quello che a me colpisce rispetto al 2003 è lo spirito con cui la squadra italiana sta gareggiando quest'anno. Sembra di essere tornati negli anni 70, a metà strada tra Nones e poi le prime vittorie di De Zotta, Barello, Vanzetta e via via, fino ai nostri tempi, qua abbiamo altri campioni, la Gabriella e Fulvio. Quando voi gareggiavate alla pari mentalmente con gli scandinavi, quindi vincevate voi, però se andava in pista, questo io percepivo in questi anni che vi ho seguiti, con l'intento di andare a vincere. Adesso mi sembra di percepire uno spirito agonistico che è differente, cioè è quello degli anni 70, quando gli italiani erano italiani, gli scandinavi erano fortissimo e comunque per noi qualsiasi risultato andava bene perché gli scandinavi erano gli scandinavi. Ecco, su questo io vorrei sentire un tuo commento, perché penso che la differenza tra il 2003 e il 2013 per quanto mi riguarda sia questa. Tu mi fai una bellissima domanda, ma io sono nato negli anni 70 e quindi quel periodo non l'ho vissuto. Non sapevo qual era lo stato d'animo degli atleti di quella volta. Fondamentalmente, essendo ai margini della squadra da un paio di anni, non ti so dare una risposta effettiva. Questa forse non sono io l'interlocutore giusto per darti una risposta adeguata. Mi dispiace. Ancora domande? Sempre qui. Vorrei fare questa con un'anticipazione. Io ti ho sempre apprezzato come fondista per il tuo approccio alla gara, che non è mai stato un approccio speculativo, ma è sempre concepito la gara come un'occasione.
fatte tante, hai vinto medaglie, ma secondo me hai fatto anche delle conquiste straordinarie. Dici qual è la tua più grande inconcludente? Ma tu mi fai questa domanda perché sai già la mia risposta? No, perché le risposte sono più di una. Ah, ecco. E quindi è una domanda a trabocchetto? Ma l'incompiute, hai ragione, ce ne sono state molte. Forse l'impeto che spesso mi ha contraddistinto, spesso mi ha portato anche da qualche parte, però tante volte solo distinto non si può andare da nessuna parte. Sicuramente la medaglia qui in Val di Fiemme nel Gundersen all'epoca, si chiamava così, come si chiamava, non me lo ricordo neanche, potevo conquistarla. Ho voluto voler troppo presto e la medaglia non l'ho, però ho un bellissimo ricordo. Di recente, invece, a proposito di incompiute, mi è capitato sotto mano un video di YouTube dove, tra l'altro non mi ero mai visto prima della scorsa settimana, c'era quella famosissima 50 km di Oslo all'indomani di Torino. Ovviamente, non lo nascondo, la 50 di Torino a me è rimasta qua, andiamo a Oslo, spirito di rivalsa, 35 km con un minuto e mezzo di vantaggio sul secondo, non sul quindicesimo, e alla fine non sono arrivato. E mi sono rivisto, mamma che pena, però sono così, o tutto o niente. C'è ancora qualche domanda? Pietro, scusa, sei stato un grandissimo interprete, cioè secondo me uno dei migliori al mondo di sempre del pattinaggio. Ma dove hai dato più importanza? Cioè, cosa ha fatto la differenza in te? La testa, come diceva prima, nel computer o il talento? Cioè, cosa ti ha portato ad essere Pietro? E soprattutto, è te il futuro Pietro in Italia che possa nascere? Beh, i miei figli sono già nati. No, allora, io ringrazio il Signore perché mi ha donato del talento. Io non sono un armadio come Peter Northug, non ho le capacità di calcolare come Dario Colonia, di tanti altri. Non ho mai avuto un grande fisico, però forse la centralina, ovviamente la testa, io ho sempre detto che per quanto mi riguarda la testa fa il 90% e quindi per dare una percentuale X che potrebbe essere anche 70, non ha importanza, per dire che vuol dire tanto, non serve avere un grande fisico per vincere le gare, io il grande fisico non ce l'avevo, spero che potesse essere la testa e se no era tutto talento, quindi ringrazio il Signore che mi ha dotato del talento, ringrazio il mio primo allenatore che è stato un grande motivatore e ovviamente primi fra tutti i miei genitori perché in tenera età si fa presto già in famiglia a rubare dei futuri campioni alle varie attività e bruciarli prima del tempo. Domande ancora? Oppure immagino vogliate passare alle interviste personalizzate. Allora, prima di passare alle personalizzate, ringrazio Filippina dal Sasso che ha deciso di farti un piccolo omaggio simbolico. La chiamo qui il fiore dell'immortalità. Adesso facciamo spiegare. 5 braccia lunghe per lei invece. Grazie, buonasera a tutti. Il Gotre è stato sicuramente uno degli atleti più importanti del panorama dello sci di fondo italiano. Capace di vincere tanto, capace di vincere nel tempio del fondo a Holmenkollen una 50 km eroica e capace di serbare come miglior ricordo quello delle Olimpiadi di Torino 2006, un oro vinto assieme ai suoi compagni in staffetta. In quell'occasione Piller, assieme ai suoi compagni di squadra, ricevettero come omaggio floreale un mazzo di camelie del Lago Maggiore, camelie che sono il fiore dell'immortalità. Venivano infatti posate sulle tombe dei samurai. Quale occasione migliore quindi qui in Val di Fiemme, dove i fiori tipici del Lago Maggiore
sono i fiori ufficiali di questi campionati del mondo e dove il Kotler ha deciso di dire oddio, mi viene difficile dire addio, diciamo basta, allo sci di fondo, regalate a lui una camelia ulteriore, un mazzo di fiori tipici del Lago Maggiore, fiore dell'immortalità, ripeto, per un atleta eroico, per un atleta che per noi sarà sempre un campione immortale. Grazie Pietro per tutto quello che hai fatto. Grazie. Ok, quindi proseguite pure questo applauso e lo salutiamo, grazie Pietro. Grazie a voi. Adesso per le persone che fanno, facciamo prima il menu, che prego di coprire quale prego di utilizzare il becco, adesso spostiamo qua tutto e poi ci sarà ancora tempo. Chi ha bisogno di una qualche roda me lo chieda che è pronto il telefono. Grazie. Buongiorno. Aiuti un secondo. Sì, ho già fatto. Spostiamo solo di qua.